Buongiorno amici, oggi parleremo dell'importanza della postura. La postura nel ballo è fondamentale per riuscire a comunicare con il partner. Spesso vediamo le coppie in sala da ballo tenere una posizione approssimativa, ovvero gomiti bassi, schiena ricurva e molto staccati a livello della pancia. E in questa maniera si balla e si cerca di andare in avanti e indietro per la sala, però non riuscendo mai a esprimere quello che poi è veramente un ballo, perché per ballare la prima cosa che bisogna fare è riuscire a mettere i corpi almeno un minimo a contatto. E spesso mi sento dire che in sala da ballo è impossibile stare in posizione. Perché? Perché c'è tanta gente, perché ovviamente le persone hanno paura di dare fastidio e non si riesce mai a compicciare niente. Che è una cosa vera da una parte, però anche falsa dall'altra, perché se è vero che in sala da ballo io non potrò sempre tenere una posizione larga con i gomiti ben distesi, perché magari durante una rotazione posso dare noia, c'è il rischio anche di colpire altre persone, è anche vero che l'importanza della postura come prima cosa riguarda la verticale. Io devo stare attento ad avere il contatto con il centro della ballerina e a mantenere una bella verticale. Se mantengo una bella verticale anche a gomiti bassi, io avrò sempre una connessione con la ballerina che mi permette di poter muovere. Però, se vedete, rimango sempre bello dritto. Se quando vedo una coppia io faccio questo per scansare la ripiego e giro, in questo modo abbiamo compromesso la prima cosa a cui bisogna prestare attenzione, ovvero la verticale. Quindi bisogna allenarsi sia chi fa le gare ancora di più, però in sala da ballo in primis per abituarsi, anche quando ci sono coppie che non c'è spazio per ballare, io la prima cosa che faccio posso abbassare i gomiti, ma sento sempre l'energia che spinge il mio corpo verso l'alto per poter mantenere il feeling con la mia ballerina. Il feeling con la ballerina è dato in primis da questa verticale. Se io perdo la verticale, lei non riesce più a seguirmi. Quando poi ci sarà meno gente e avremo spazio disponibile, posso riallargare i gomiti e saremo sempre in posizione perfetta. Quindi occhio per prima cosa a non perdere l'estensione della schiena dal pavimento pelvico fino alla testa. Questa è la prima cosa che è necessario fare e anche la più difficile per chi inizia, perché tutti tendiamo ad essere un pochino più goffi inizialmente.